Mamma. Giancarlo, che c'è? È successo qualcosa? Niente, mamma, niente. Vieni, vieni a sederti. Ti devo parlare. So già che cosa mi vuoi dire. Che papà è tornato dal viaggio. No. Senti, mamma, non è di papà che ti voglio parlare, ma di Elisa. Giancarlo, sai che non voglio che nessuno pronunci il suo nome in questa casa. Mamma, noi abbiamo commesso un errore terribile. Un errore? Certo. Elisa è innocente. Come? So che l'amante di papà è Ornella. Ma cosa... ma che cosa stai dicendo? E tu come hai fatto a saperlo? Mamma, io capisco che la cosa ti possa sembrare assurda, ma... l'unica responsabile della tragedia di questa casa... si chiama Ornella Quintana. No. No, 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 non ci posso credere. No, no, non può essere vero. Ma scusa, se li hai visti insieme sì, a te mamma, stesso. Lo so. Io mi rifiutavo di crederci, invece tu hai voluto convincermi. Io ero furioso, mamma, e mi sono sbagliato. È stato un errore provocato da una serie di strane coincidenze, da un insieme di casualità. Ma cosa dici? È così, Elisa è vittima di un'ingiustizia orribile. E io ne sono il responsabile. Sei sicuro che sia la verità? Sì, mamma. Elisa è innocente. Elisa era innocente e invece noi l'abbiamo offesa. Io non so se ci potrà mai perdonare. Perdonarci, Giancarlo? Dimmi, cosa ti succede, Elisa? Ti senti male? No. Vuoi che chiami un medico? No, no, Enzo, no. Ma sono preoccupato, sembravi svenuta, non rispondevi. Che cosa c'è? No, no, no. Mi stavo solo riposando. Ma quando ti ho chiamato, però, tu non rispondevi. Come mai? Perché dormivo. Ma non ho niente, Enzo. Ora sto bene. Non preoccuparti, non è successo niente. Davvero? Mm-mm. Però tu stai piangendo. No. Hai litigato con la nonna? No, Enzo. Allora tu piangi per me? No. È per Ornella. Ornella ha fatto la sua scelta ormai. E... allora è per Giancarlo. È per Giancarlo. Perché lui è ancora convinto del fatto che tu e suo padre... non so come possa essere tanto imbecille. Ah, scusa. Elisa, gliela racconterò io la verità. Gliela griderò se non capisce. Non è più necessario, Enzo. Lui sa la verità. Come? Ma chi gliel'ha detta? Non importa. Bene, ma allora... No, no, Enzo. Tra me e Giancarlo è finito tutto. È finita per sempre. Ma ti rendi conto di come mi posso sentire? Di come dovremmo sentirci tutti per aver accusato Elisa di una simile meschinità? Dio mio. Mentre noi le saltavamo addosso come tanti cani rabbiosi, Elisa soffriva per quello che faceva sua sorella. Ornella. Quindi è Ornella l'amante di Francesco. Mio Dio. E io non volevo crederlo. Fingeva anche di essermi amica. Era venuta a chiedermi aiuto. E l'ho aiutata. Ma se io stessa avevo pregato Francesco perché desse un impiego a quella squadrina. Quella è una donna senza scrupoli, mamma. Meriterebbe di... Giancarlo, mio Dio. È troppo bella. Troppo attraente, troppo seducente. Ha tutti i requisiti necessari per far impazzire un uomo e per tenerselo in pugno. E Francesco ha perso la testa per lei. Mamma, per favore, evitiamo le sofferenze inutili, eh?
Papà non c'è, ti ha abbandonata e vive con un'altra donna. Lo so. Certo, è doloroso. Soprattutto per te. Però in un certo senso è perdonabile. L'errore di papà è comprensibile, con una donna come quella. Ma il mio comportamento con la donna che amavo e che volevo far diventare mia moglie, ti giuro, è assolutamente mostruoso. Prima pensavo che mio padre fosse da disprezzare. Mi sentivo tradito da un uomo che ho sempre rispettato per i suoi sentimenti, per i suoi principi morali. Invece il fatto che Ornella sia la sua amante, in fondo lo rende meno colpevole. Chi te l'ha detto che si tratta di Ornella? Elisa. Me l'ha detto Elisa. E se avesse voluto ingannarti? No, mamma. No. Sono convinto dell'innocenza di Elisa. Ma perché ne sei tanto sicuro? Non ti avevo mai vista così triste, Elisa. Ho la sensazione che qualcosa nel tuo cuore sia cambiato per sempre. Non ti preoccupare, Enzo. Può succedere, sai. Ma continuerò a vivere come ho sempre vissuto. Domani sarà un altro giorno. Avrò altro a cui pensare. Lillina, ascolta. Non stare così male. Finirai per ammalarti. No, Enzo. Adesso devo alzarmi perché è ora. È ora di lavorare un po'. E questa giacca? È un lavoro che ho portato per Nina. E questa? Dammi, Enzo. Sarà caduta sicuramente da una tasca. Anello sul pavimento. Mettilo sul tavolo, Enzo. Devi credermi, mamma. Ti ripeto che sono più che sicuro dell'innocenza di Elisa. Non chiedermi perché, ma ne sono convinto. È così. No. Non ci credo, non posso crederci. È una storia troppo confusa. Se è così, perché non l'hanno detto prima? E perché Ornella ha negato tutto quando l'ha incontrata? Mentiva. Non so per che motivo, ma mentiva. E anche papà ha fatto lo stesso questa sera. L'ha incontrato? Sì. Quando ho saputo che era tornato dalla sua vacanza, l'ho cercato per chiarire con lui ogni dubbio. Come sta? Che cosa ha detto? Beh, ecco, era molto strano, evasivo direi. Non ha parlato, non si è difeso. In sostanza, non ha fatto nient'altro che ascoltarmi. Proprio per evitare di assumere una posizione chiara. Come se volesse né compromettersi
né ingannarmi. Ma perché? Non lo so, mamma, credo che lui subisca delle pressioni, che quella donna lo costringa a tacere. Non so perché continui ancora con questa menzogna. Non riesco a comprendere. Io sono sicura che Ornella lo domina. Gli fa fare quello che vuole. È per questa ragione che lui è cambiato tanto. Per questo Francesco vuole divorziare da me, perché è lei che vuole sposarlo. Lo ossessiona e vuole sposarlo, mamma, solo per approfittarsi di lui. Mamma. Ma lei non lo ama. Dai, mamma, cerca di stare tranquilla, Devi avere pazienza ancora un po' di tempo e vedrai che tornerà. Tutto sarà risolto, mamma. Io non riesco più neanche a sperare. Senti, anch'io pensavo che con Elisa fosse tutto finito. Certo, mi rendo conto che ci vorrà del tempo e dovrò farmi perdonare molte cose, lo so, ma... Ma cosa stai dicendo? Volevo dire che ero convinto di aver perso ogni possibilità di essere felice, ma mi sbagliavo e per te sarà lo stesso, vedrai. Non penserai di tornare con Elisa, vero? Perché no? Elisa è innocente, io l'amo e anche lei mi ama. In quella famiglia nessuno è innocente. Non essere ingiusta. Per favore, Giancarlo, non ho sofferto abbastanza. Ma scusa... Perché non vuoi almeno ascoltare? Io non ti darò mai il permesso di sposare Elisa dopo quello che è successo. Quella ragazza non metterà mai più piede in casa mia. Dimenticati di lei. Sai, mi spiace molto di aver interrotto la tua piacevole vacanza. E allora, com'è andata? Bene, bene, grazie. È andata bene. Ma come sarebbe? Bene, bene. Tutto qui, sei diventato riservato. Dai, racconta. Che cosa vuoi che ti racconti? È andata bene. La maggior parte del tempo, sai, ce ne siamo rimasti in albergo. Avevamo anche pensato di andare a visitare qualche altra città, ma poi ho ricevuto la tua chiamata e allora... Comunque, la sera uscivamo. Andavamo a ballare. Non ci posso credere. Ornella è una donna giovane, allegra. E io devo cercare di seguirla, assecondarla. Sì, sì, lo so. Lo immagino. L'unico vero problema è stato il mio mal di stomaco, che non è mai passato. Anzi, volevo chiederti se sei d'accordo. Se puoi procurarmi quelle pastiglie che mi dava sempre Yolanda. Quelle per digerire. Non ricordo più come si chiamano, altrimenti le avrei già comprate io. Ci penso io. Ma senza che Yolanda lo venga a sapere. Sta tranquilla. Francesco, ti ho telefonato perché questo è un momento estremamente delicato. Quell'avvocato che mia moglie ha consigliato a Yolanda è un tipo molto abile e quindi deve fare bene attenzione. Sì? E perché? Dopo un breve colloquio con lui, ho capito che sarebbe disposto ad assisterla con qualsiasi mezzo. Come si chiama? Ferrari. Giulio Cesare Ferrari. E quando mi ha parlato della separazione dei beni, a quel punto ho capito che dovevo chiamarti immediatamente. Comunque i miei interessi, sai, li cura il mio avvocato, Ortis. Sì, però non ti devi illudere. Quel Ferrari è una vera volpe. E se non stai più che attento, ti metterà in trappola. No, Yolanda non gli permetterebbe mai di attaccarmi così. Andiamo, Francesco. Ragiona, una moglie tradita è sempre il peggior nemico. Prova a riflettere. È spinta dall'amor proprio e dalla gelosia. In fin dei conti, la sua rivale è una donna molto più giovane di lei. A proposito, volevo chiederti com'è nata quella storia su Elisa. Sai, non l'ho capita. Scusa, ma mi sento un po' imbarazzato a parlarne. Ah. È stato soltanto un capriccio di Ornella. Ah, sì? Buonasera. Buonasera. Ciao, mio regno. Come stai? Ciao, cara. È un piacere. Salve, Stefano, anche per me. Senti, ragiono. Pucci, potevi anche passare a prendermi, senza farmi venire fin qui da sola in taxi. Tesoro, te l'avevo detto che... Dovevo parlare un po' con Stefano di alcune cose molto importanti e va per bene, questo che... Ti perdono. Ti sono mancata molto?
Ornella, siamo in un locale pubblico e poi c'è Stefano. No, 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 per me non preoccuparti, io sto andando via. Che cosa vuoi bere? Un martini, molto secco. Prendi un altro caffè? No, 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 grazie, basta. Due martini, per favore. Grazie. Bene. Stavate parlando del divorzio? Sì, più o meno. Bene, ciao, Francesca. Ciao. È stato un piacere. Ornella. Arrivederci, Stefano. Allora, tesoro, la storia del divorzio sta andando bene? Non molto. Yolanda si è rifiutata di firmare la richiesta. Lo dicevo io. Sapevo che ti avrebbe ostacolato per impedirti di sposarmi. Non temere, io ho già deciso che cosa farò. E ho anche pensato di fare un'altra cosa. Beh, forse non ti piacerà. Ma sono costretto a farla. Che cosa, amore mio? Voglio raccontare tutta la verità a Giancarlo. Provo un profondo rimorso nei suoi confronti. E anche nei confronti di tua sorella. Devo fare qualcosa. Qualcosa che non ricordo. Ma che cosa devo fare? Ah, devo cucinare. E cosa cucino? Ah, sì, adesso mi ricordo. Che cosa cucino? Ma dov'è la spesa di oggi? Io, sì, sono andata al mercato. Ah, la carne, ma certo c'è la carne. No, non basta. No, questa carne non può bastare. Noi siamo in tanti. La nonna? No, la nonna la carne non la mangia, no. Ornella? No. No, Ornella non vive più qui con noi. Elisa, anch'io non mi fermerò a cena. Devo tornare in ospedale. Non rimani? No. No, devo andare via. Comunque, preparati qualcosa, magari. Ti passerà la tristezza. Una volta eravamo tanti. Ci ritrovavamo a mangiare tutti insieme. La mia famiglia. La ragione della mia vita. La mia ragione di essere. E adesso l'ho perduta. E non ho nient'altro. Erano tutte illusioni. Anche l'amore di Giancarlo. Hai sofferto molto in questi ultimi tempi. E la colpa è di tutti noi. Spesso ho pensato che avrei voluto prendermi a schiaffoni da solo per quello che ti ho fatto. Così, guarda. Così, pa, irresponsabile, fratello del genere, delinquente. Ci vuole ben altro per riuscire a farti ridere. Dai, sorellina, passerà. Bene. Io volevo anche parlare con te di una cosa, però. No, non mi sembra il momento giusto. Che cosa c'è, Enzo? Ecco,
stanno per dimettermi dall'ospedale. Però mi serve del denaro per poter pagare il conto. Nina? Ah, salve. Sei arrivata, quasi, quasi venivo a cercarti a casa. A casa mia? A casa tua, sì, temevo che non venissi oggi. No, ho tardato perché mia sorella partiva. Ah, sì? E io l'ho aiutata a prepararsi. Ah, ho capito. È andata a Rosario. A Rosario? Sì. Non lo sapevo. Sai cosa dovremmo fare? Ecco, dovremmo scegliere insieme tra i colori della nuova stagione quelli che ci piacciono. Vediamo un po'. Ma a me tra tutti questi colori piace soprattutto il lilla. Io penso che quest'estate andrà molto di moda. Sì. Ma è incredibile. Cosa? Noi pensiamo esattamente le stesse cose. È come se tu fossi l'altra parte di me stesso. Straordinario. Come? Certo, il mio doppio. Che cosa? Il mio doppio, sì, è una questione di affinità elettive. Il mio doppio spirituale. Io spero che questo non ti offenda. Aspetta, ti spiego. Una persona incontra un'altra persona che diventa il suo complemento spirituale. Hai capito? Allora, tu lo sei per me e io per te. Non sei d'accordo, forse? Fa un po' ridere, vero? Il suo doppio, eh? Ma lo sa che se qualcuno ci ascoltasse, lei finirebbe in manicomio? Lo dico per il suo bene. E perché pensava che non sarei venuta? Era una mia paura stupida. Vedi, continuavo a credere che... Beh, che ti fossi offesa per tutto quello che ho detto di Elisa. È stata una piccola discussione, comunque. Riconosco di essermi comportato male perché non ti ho lasciata parlare. E mi rendo conto che ne avresti avuto tutto il diritto, visto che tu sei molto amica di Elisa, vero? Ma non riesco a dimenticare quello che lei ha fatto a Giancarlo. Beh, mi ascolti, signore, io avrei voluto dirle una cosa, ma lei non mi ha lasciata parlare. Non le dispiace se gliela dico adesso? Ma figurati, Nina. Io so che l'amante del signor Aguirre è Ornella. Come? Già. Sì, è Ornella. Questa è la cosa che cercavo di dirle l'altro giorno, signore. Elisa non c'entra niente. Lei è solo una vittima, mi creda. Io sono un uomo. Ho diritto ad una prova. Altrimenti non ti credo. Non ti credo. Non ti credo, capisci? Sei tu che devi provarmi la tua innocenza. E sai come, Elisa? Lo sai come mi proverai la tua innocenza? La tua innocenza. La tua innocenza. La tua innocenza. Ma lo sai che finalmente sono sereno? Ma tu l'hai già vista, Elisa? Hai parlato con lei? No, veramente no. Ho visto la nonna mentre bussava alla porta, però lei non è uscita. Comunque pare che il fidanzato sia tornato per fare la pace. Ah, ma che bella notizia. Sono contento. E tu, Leonardo, quando ti decidi a sistemare le tue cose? Da un po' di tempo che aspettiamo, eh? E spieghiamoci bene, suocera. Non è il caso di fare certe allusioni. Parliamo chiaro, eh? Io non facevo nessuna allusione, tesoro. Te lo sto dicendo bello chiaro e tondo, che più chiaro di così non si può. Ah, e non chiamarmi suocera, perché altrimenti perdo la pazienza. Dai, smettila. Lidia, ma tua madre
Tua madre è più velenosa di una vipera, però può succedere che un giorno o l'altro io mi arrabbi davvero e allora finisce che combino un disastro, ecco. Va bene, però è vero quello che ha detto. Eh? Leonardo, noi potremmo già vivere insieme, no? Tu potresti trovarti un lavoro più sicuro. Potresti lavorare con Aurelio. Io? Il super Leonardo che scarica mobili? Ma che cosa stai dicendo, Lidia? Ragiona. Sì, ma sarebbe una soluzione. Beh, adesso smettiamola. Ah, chissà come sarà felice Elisa adesso. Ma quando si sposeranno? Mamma, tu non puoi condannare Elisa per una cosa di cui non ha nessuna colpa. Può darsi che tu abbia ragione, ma io non mi fido di lei. Ma per favore, mamma. Elisa è una ragazza buona, seria, onesta. Elisa è falsa, esattamente come sua sorella. Mamma. Mamma. Ascolta con attenzione. Elisa non è mai stata di un altro uomo. Lei è solo mia. Adesso perciò intendo sposarla. È giusto che io la sposi. Mamma, quello che ti dirò deve restare un segreto tra noi due. Oh, Dio mio. Io non volevo dirtelo, però devi capire la mia situazione. Ero disperato. Sono andato da lei ed è successo quello che è successo. Smettila. Per questo non intendo lasciarla. Ma non è soltanto perché mi senta in colpa nei suoi confronti. La vera ragione, la più profonda, è che amo Elisa più della mia stessa vita. No. Mamma, Elisa era una ragazza pura e io mi sono comportato male con lei. L'ho costretta a subire la più grande umiliazione che può toccare a una donna. Adesso però io voglio riparare. Mi sono comportato da vigliacco e me ne vergogno. Quello che è successo dimostra che lei è uguale a sua sorella. Elisa è vittima della sua famiglia, mamma. Non devi difenderla. Non voglio più sentirne parlare. Quando parli così stento davvero a riconoscerti. Sei sempre stata una donna dolce, umana e generosa. Sì, e questo a che cosa mi è servito? Sono riuscita solo a farmi prendere in giro e sono stata abbandonata. E per colpa di una squadrina che all'improvviso ha distrutto il mio matrimonio. E mi ha portato via mio marito, l'unico uomo che abbia mai amato. Mamma, tu non puoi cambiare in questo modo. Devi continuare a essere te stessa. Sì, cambierò invece. D'ora in poi nessuno mi prenderà più in giro. E questo vale anche per la mia famiglia. Ma che colpa ne ha Elisa se Ornella si è comportata male con te? Quelle due hanno lo stesso sangue e lo stesso cognome. Non voglio più sentir parlare di lei. Ma Dio mio, quella ragazza ha sofferto anche più di te. Te ne vuoi rendere conto? Io sono una persona seria. Cosa vuoi che me ne importi? Prenditela con me. Sono io da condannare, mamma. Oh, per favore, Giancarlo, non parliamone più. Basta. Sono troppo angosciata. Adesso calma. Non torturare. Va bene, mamma, va bene. Scusami. Capisco che sei molto nervosa. Però cerca di ragionare con molta calma, ti prego. Non farti dominare dal rancore che senti per Ornella. Elisa non può essere accusata di colpe che non ha commesso. E soprattutto ricordati questo. Che è la mia felicità essere in gioco. E così gli ho detto che se continuava a fare quella faccia era meglio che rimanesse a casa. Hai perfettamente ragione, Lorenzo. Che cos'hai, Yolanda? Perché stai piangendo? Che ti è successo, Yolanda? Giancarlo mi ha appena detto che la donna che sta con Francesco non è Elisa, ma è Ornella. Stai parlando sul serio? Sì. Sì. E come mai Francesco non ti ha detto nulla? Lo so perché, non capisco. Sicuramente Ornella gliel'avrà impedito. E così è Ornella l'amante misteriosa. Già, è una ragazza molto furba quella lì.
E pensare che tu l'hai fatta persino assumere a lei. Ah, Yolanda, sono felice che Lisa sia innocente, poverina. Mi sembrava così strano, non potevo davvero crederci, mia cara. E adesso Giancarlo dice che è successo qualcosa tra loro due e ha deciso di sposarla. Sposarla? Dici che vuole sposarla? Non ci posso credere. E invece è così. Dice che si sente in dovere verso di lei. E tu glielo permetterai? No, io gli ho detto di no. Ma lui insiste. Ma tuo figlio è impazzito per caso? Insomma, io non capisco proprio quali motivi possano spingere Giancarlo a commettere una pazzia del genere. Ma dopo quello che è successo, è inammissibile che la sposi, è assurdo. Dice che si sente obbligato moralmente a sposare Elisa. Per me Giancarlo è solo un cretino e tu non dargli retta, per favore. Non ti rendi conto che quella lì sta solo cercando di incastrarlo? Ma guarda un po' le sorelline Quintana. Una si mette col padre, l'altra col figlio e tutto è sistemato. No, 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 io non posso. Glielo impedirò. Beh, questo è il minimo che tu possa fare, mi sembra. Come puoi permettere che entri nella famiglia la sorella della donna che ti ha rubato il marito? È molto meglio che questa signorina, che ha fatto quello che ha fatto per incastrare Giancarlo, si tenga alla larga dalla nostra casa. Ah, beh, Aurelio, cosa vuole che le dica? Se Lillina in questo momento è contenta, sono contento anch'io, mi creda, questa è la pura verità. Posso dirti una cosa? Ci vuole un bel coraggio, Luciano, per fare quello che hai fatto. Ma no, figuriamo. Perché riuscire a permettere che la donna che ami vada con un altro che lei ama più di te è molto difficile da accettare. Certo, sempre che tu ami ancora Elisa, no? Ma che ne so io di chi sei innamorato, testa calda, che non sei altro. Sono in un mare di guai per colpa di due donne. E alla fine che cosa concluderò? Me lo dica. Andrà a finire che resterai solo. Solo come me. Senti, posso darti un consiglio? Deciditi, ora che sei giovane. Perché dopo i capelli imbiancano, vengono le rughe, ti cadono anche i denti e poi tutti i capelli. E alla fine ti guardi allo specchio e dici, e chi mi vorrà mai più con questa faccia? Andiamo, andiamo, Aurelio, lei è ancora un gran bell'uomo, no? No, lascia stare. Avresti dovuto vedermi a 25 anni. Ero un figurino. Avevo dei baffetti sottilissimi e molto curati. Ma quello che piaceva di più alle donne erano i miei occhi. Dicevano che avevo uno sguardo ammagliatore. Ah, signora Aurelio, che cosa mi dice? Portavo sempre delle giacche nere con il bavero di... Prendi. Come si chiama? Ah, sì, di velluto, sì. È una sciarpa bianca. Sì, sì, come quella di Carlitos. Di chi? Carlitos Gardel, gran cantante di tango. Ah. Io sono nato in un quartiere famoso, argentino al 100%, con le case dei grandi balconi, con i gerani nel patio, con le strade lastricate e larghe. Oh. E i miei amici? Ah, tu non sai che razza di amici avevo io. Non la smettevano mai, volevano sempre andare a ballare il sabato, la domenica. Ogni occasione era buona. Dove stanno gli amici di un tempo? E adesso guardami. Con la faccia avvizzita e il trascorrere del tempo che ha ingrigito i miei folti capelli. Sentir che è passata una vita, che 20 anni non contano. La vita è un tango, però a volte anche i tanghi mentono, eh? 20 anni sono un mucchio di tempo. E pesano molto. E quando ti accorgi che sono passati, sei già vecchio. Solo, senza una famiglia, senza nessuno che possa amarti, né che ti tenga compagnia. Ecco. Stia lì che apro io. Via qua. Ciao, figliola. Federica. Entra, entra.
Volevo vederti, Luciano. Ma non stare sulla porta, accomodati. No, vado via subito. Come va, signora Aurelia? Che sorpresa, signora Federica. Che mi dice, come va? Bene, Luciano, ascolta, Anna se n'è andata e io... Io purtroppo mi sento tanto sola, Luciano. È che Leonardo è sempre fuori e Nina lavora ed io... Oh, Luciano, perdonami. Ma dai, non è il caso di... Perdona questa vecchia lingucciuta che ti ha cacciato di casa e che ti ha fatto tanto male. Stai tranquilla, ho già dimenticato tutto, Federica. Grazie, figliolo. Ti ringrazio. Sai, Luciano, anche Anna voleva venire a prenderti, ma io volevo chiederti scusa personalmente. Vieni a casa con me, Luciano. Ma sì, Federica, certo. E allora tu prepara subito la valigia, sì. Sì. Bene, anche se non è durata molto, mi ero già abituato alla compagnia di Luciano. Perché, vede, abbiamo parlato, quanto abbiamo parlato. Ebbene, ci si sente molto diversi quando si possiede qualcuno con cui chiacchierare un po'. Perché non viene anche lei, signora Aurelia? Ebbene, lei lo sa che... È ancora arrabbiato con Annina? No, 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 signora Federica, no, ci mancherebbe. Guardi, io so che cosa sentiva per lei, signora Aurelia. Ma la prego, quando ne ha voglia, quando ha voglia di venire da noi a fare due chiacchiere... Mi scusi, lo faccia in qualsiasi momento, signora Aurelia. Lei lo sa che frequentavo la sua casa per Annina, no? Sì, va bene, ma ora basta. Anna ora non c'è più, signora Aurelia. E io con tutto il cuore... Glielo ripeto, venga a casa mia quando vuole, mi fa piacere. Grazie, signora Federica. Non sa che piacere mi fa. Ecco, bene, io sono pronto. Vuoi salutare il signor Aurelio, Luciano? Beh, ma non è il caso, non sta partendo per la Cina. Domani mattina saremo di nuovo insieme sul camion. In ogni caso, signor Aurelio, salutiamoci con un abbraccio. Grazie di cuore. Per tutta la sua comprensione, per tutti i suoi consigli che mi sono stati utili. Grazie davvero. No, no, per carità, di nulla. Andate pure, andate. E si ricordi, mi raccomando, quando vuole. Arrivederci. A domani. Sì, a domani. Dai, tesoro, raccontami tutto, su. Elisa, che cos'hai? Aiutami. Aiutami, Federica. Sì, tesoro, raccontami tu. Aiutami. Secondo me le è successo qualcosa. Ne sono sicuro, Letizia. Ne vuoi una? Se no, me le mangio tutte. No, no. Non so. Se ne stava... sdraiata lì e stringeva una giacca da uomo. E vicino al suo letto c'era una cravatta, sì, per terra. Era strana. E quando mi sono alzato per uscire dalla sua stanza, ho visto qualcosa che luccicava. Era il suo anello di fidanzamento. L'ho raccolto, stavo per darglielo e lei mi ha detto... Sì, mettilo lì, posalo sul tavolo. Di certo le è successo qualcosa. Era così triste e così strana. Ascoltami, Sherlock Holmes, perché non la smetti con queste preoccupazioni e te ne vai a dormire? Sì? Me ne vado. Le disposizioni dell'ospedale non prevedono di certo che un'infermiera passi il suo tempo in questo modo, sbaciucchiando un paziente alle 9 di sera sul portone di casa. No, scusa, Letizia.
Che io sappia, questo non è affatto un portone. No, non è una buona scusa per rimanere, però. Ma tanto è già finito il tuo turno. Oh, sì, 8 ore e mezza e sono distrutta. Bene, adesso, signore, a dormire. Senti, Letizia. Pensavo a cosa potremmo dire al direttore. Perché tu gli hai già parlato, no? Della questione, del conto da pagare. Sì, certo, ma se domani non avrai i soldi per pagare, ti caccerai in un brutto guaio. Devi riconoscere, Laura, che è soltanto una sgualdrina come la sorella. Mamma, ma sei una linguaccia, lo sai? Hai detto un mucchio di cattiverie su Elisa, che poi è risultata innocente, proprio come sostenevo io. Scusatemi. Aveva bisogno di me, signorina? Sì. Cosa fai, esci? Sì, ho intenzione di andare al cinema, mamma. E visto che tu non mi fai uscire da sola, beh, vado a salutare zia Yolanda. Stia a sentire. Sì. Lei le stia sempre vicino e mi riferisca se incontra qualche uomo. Può stare tranquilla, signora. Ah, un'altra cosa. Quando esce con Laura, non indossi l'uniforme. Andiamo allora. Sì, certo. Ah, scusate. Stavo per bussare alla porta. Giancarlo è in casa? Sì, è in camera sua. Grazie, permesso. Ciao. Ciao. Good beer. Giancarlo? Ciao, Luca. Giancarlo, senti, ho una splendida notizia per te. Riguarda Elisa. Stavo parlando con Nina e sai, lei mi ha detto che... Sì, so. Beh, l'amante di... Lo so, Luca. Ma lo Giancarlo, so. Com'è? Non puoi immaginare che cosa provo. Ma scusa, ma come hai fatto a sapere? E non so come farmi perdonare da Elisa. Non so come farmi perdonare. Non ero mai, Federica. No, non glielo perdonerò mai. Oh, calmati, Elisa, piccola mia. Io mi sento morire. No, Elisa, non dirlo, tesoro, non dirlo. Lui era ubriaco. Ha detto che voleva una prova della mia innocenza. Oh, bambina, mi ha presa. Non potrò mai perdonarlo. Oh, no, tesoro, calmati, ti prego. Non lo perdonerò mai. Smettila, non fare così. Dai, non piangere. Non lo perdonerò mai, Federica. Mai.